Innanzitutto, ancora una volta ricostruisce i vertici dell''ndrangheta, soprattutto nel mandamento ionico. Abbiamo 114 fermi. Di questi 114 fermi, diciamo che essi fotografano soprattutto i soggetti che attualmente governano le cosche, i locali. Abbiamo una ricostruzione nell'ambito dell'indagine delle attuali cariche, delle doti, si arriva anche alla crociata o croce o stella, ulteriori gradi che sembrano superare quelle di Padrino, che una volta sembrava il grado più alto che l''ndrangheta conferisse, ma al di là di questo abbiamo approfondimenti di appalti, numerosi appalti nei quali l''ndrangheta ancora una volta o esige il pizzo o inserisce le proprie imprese o acquisisce direttamente gli appalti. E si nota come la struttura camaleontica dell''ndrangheta sotto il profilo economico sia tale da consentire ancora di utilizzare imprese apparentemente pulite, ma che in realtà sono esponenziali dell''ndrangheta di cui manifestano tutta la forza. Devo dire che vi sono degli appalti anche molto importanti che sono stati passati all'esame dei carabinieri e tra questi quello stesso del Palazzo di Giustizia, laddove pur essendo apparentemente tutto perfettamente corrispondente alle regole, poi in sostanza vi sono imprese che riescono a svolgere, non le accaldo, non le affredde ed altri lavori, passando in modo molto insidioso tra le maglie del controllo. Vi sono reati di intestazione fittizia, quindi di imprese, reati di truffa in danno dell'AGEA, reati di estorsione numerosissimi, tanto che imprenditori sono costretti a versare anche il 10% del lavoro che svolgono, così come alcuni imprenditori addirittura 80.000 euro in contanti che sono costretti a versare all''ndrangheta. È un'indagine enorme, veramente grande, che i carabinieri del ROS, unitamente ai carabinieri di Reggio Calabria, sono riusciti a svolgere, diciamo, con contenimento dei tempi. Lei parlava di nuovi incarichi, nuove gerarchie, nuovi gradi all'interno di questa 'ndrangheta. Abbiamo visto in una delle intercettazioni a colloquio alcuni dei capi delle storiche famiglie di 'ndrangheta dire: siamo rimasti solo noi della mafia dell''ndrangheta originale, non quella nuova scadente. Cosa volevano dire secondo lei? Ma le regole che tradizionalmente venivano osservate in passato, evidentemente oggi vengono in parte violate, quello che peraltro emerge anche dalle intercettazioni. Le regole sono fatte per essere violate, dice anche qualcuno. E sostanzialmente la dimostrazione di come se esiste una gerarchia, la gerarchia vale per i capi. Cioè sono i capi che dettano le regole e gli altri le devono osservare. I